Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, buonasera da parte di Andrea Longagnani per voi di Erlong 2110, a fianco a me per commentare questo inizio di Fit Rocket Summer League, il buon Marco Luconi in arte, Marco 17, buonasera. Buonasera, buonasera mio compagno di È un disastro, campionato. è un completo disastro, è monopolizzata anche la sezione telecronaca. Comunque, questa sera avremo la partita che chiude la prima giornata di questo mini campionato. L'abbiamo fatto a forma di campionato questa piccola, diciamo, tournée estiva di Rocket League, che avevamo già visto, diciamo, a Natale con il Fit Christmas Rocket League. È stato quello invece utilizzato un format più da torneo classico. Vedremo i Turbo Sound Garage scontrarsi contro i Tussina Lota e vedremo anche poi dopo magari i risultati di tutto la prima giornata che si è giocata sostanzialmente nei giorni di tutta questa settimana. E poi magari daremo anche una prima occhiata alla classifica. I giocatori sono pronti? Punto di domanda. Sì, sono pronti, ti ho mandato anche... Sì, ci sei anche te, quindi Sì, ci io sono anch'io. comunico che ci siamo. Possiamo partire, direi, anche perché siamo arrivati con un leggerissimo ritardo, ma fa parte, diciamo, delle dirette. E quindi vedremo cosa ci aspetteremo da questa. Cosa ci aspettiamo da queste due squadre, secondo Ma te, Marco? allora... Il team Tussina Lota non lo conosciamo su Rocket League, è la prima volta che partecipano. Sarà interessante perché comunque il livello generale è buono, è un livello interessante. Vediamo un po' come se la caveranno, perché alla fine la prima giornata abbiamo visto alcuni match, dopo andremo appunto a parlare del calendario, delle partite giocate. Però abbiamo visto, insomma, una situazione interessante. E vediamo un po' come se la caveranno. E invece i Turbo Sound Garage già li conosciamo e siamo curiosi di vedere un po' come andrà, ecco. Quindi non mi voglio sbilanciare, anche perché difficilmente riuscirei a darti un mio pronostico, ecco. Molto bene, molto bene. Intanto che aspettiamo che i giocatori inizino con la partita, intanto attenzione, colpo di scena, non sono pronti perché creiamo noi la stanza, un colpo di scena non da poco, quindi ci dilungheremo un attimino per quello che sarà diciamo, questo torneo organizzato di nuovo dalla Formula Italian Team. Le squadre sono state anche abbastanza corpose con ovviamente come ha detto prima il buon Marco Luconi, i tappami levanti formati dai sottoscritti. Poi ci sono i Napoleoni la squadra formata da Mister X e l'Openski 88, i Tussina Lota che vedremo questa sera con Giuseppe Federic e Magico Sonny, due new entry della community. E poi ci sono i Birra Real con Poz Luca e il buon Lele The Rock, anche lui new entry del sito, i Turbo Sound Garage che vedono Mavericci e, se non mi sbaglio, Kuntra, perché Te lo dico subito, sì, Kuntra. Mavericcio e Kuntra, sì. Dei ci sono due squadre dei Turbo Turbo Sound, sì. Sound e c'è anche la squadra di Turbo Sound da capannone con Sì. Ego Nero È il capo. e il capo che avevamo visto nella prima edizione del torneo natalizio di Rocket League. Poi abbiamo una squadra formata, diciamo, da due iscrizioni singole, ovvero la squadra formata da il buon Paolo 2553 e Uber, anche lui credo new entry Sì, nome del scritto. sito.
Sì. Il nome è il Team Trombetta, e quindi direi che è proprio Paolo, sì, è proprio No, lui. è il team No. C++ e non Ah, è il team Trombetta, C++, perché team e invece... Trombetta è il team di Jamax74 e M24 0399. Attenzione, abbiamo Anche loro praticamente dei ragazzi codici che fiscali. provengono dal gruppo di Project Cars, dai ragazzi di Project Cars che diciamo che come presenza praticamente monopolizzano quasi le squadre del campionato. Una buona metà sono ragazzi appunto della community di Project, dell'ex community project. Adesso, piccolo spoiler, ci saranno delle novità dalla prossima stagione, quindi nuovi potenziali campionati anche su assetto corsa normale. Vediamo un attimo se è normale o competizione. Probabilmente su assetto corsa, il primo assetto corsa, verranno organizzati degli eventi, insomma. Ecco, questo è un piccolo spoiler, giusto che stavamo parlando di questi ragazzi. Io direi che a questo punto siamo quasi pronti. Siamo Speriamo, pronti, perché intanto Mavericci è il nuovo capo del gruppo, vedremo se riuscirà a prendere le redini di questo, di questa, come possiamo chiamare, questa giornata, di questa partita. Ricordiamo anche i primi magari risultati con i tappa mille avanti vincitori subire il Real per 4-1, la prima partita giocata, i C++ contro i Turbo Sound ca da Capannone. Che hanno battuto proprio la seconda squadra del team di Project Car per 5-0. I Naboleoni contro il team Trombetta hanno vinto per 3-2. Manca proprio questa partita per concludere il tutto. Vedo che c'è accesso in corso. Allora, ragazzi, immergiamoci in questa perfetto. Summer League di Rocket. Vediamo. Tanta attenzione, stavo per premere auto e invece. L'abitudine. Invece no, e quindi andiamo su a vedere chi la spunterà in questa partita. Manca solo Mavericci, autore, l'avevamo visto lo scorso torneo di buoni miglioramenti. Vedremo se Kuntra magari sarà un pochettino più allineato alle abilità del suo compagno. Partiti, parte il face to face in due addirittura a cercare di andare a prendere il primo controllo. Poi Magico Sonny la porta sulla sinistra, un buon contrasto di Kuntra. Poi Mavericci addirittura col tocco al volo e fa un gran gol. Mavericci 1-0 a 15 secondi dal termine con un buonissimo, buonissimo gol da parte del giocatore. Dei Turbo Sound da garage, un pochettino diciamo ancora scoperti i Tussi na Lota di Magico Sonny e Giuseppe Federic. Attenzione, parte un altro face to face con la palla che parte in aria. Poi Magico Sonny, un incredibile pallonetto. Poi arriva Mavericci a salvare la situazione. Poi ancora Giuseppe Federic che continua ad alimentare l'azione offensiva. Poi un pinch dei due giocatori dei Turbo Sound Garage, questa volta non riesce nella replica del colpo. Mavericci, un colpo all'indietro per Magico Sonny che continua ad andare in retromarcia. Buona la diciamo palla allontanata di Giuseppe Federic. Poi ancora Kuntra, attenzione dopo la finta del suo compagno di squadra, una palla che poteva essere molto molto insidiosa per i Tussi na Lota. Attenzione, Mavericci va da solo ancora. Magico Sonny la tocca, ma stava aspettando Mavericci. No. Vediamo. Sembrava dentro e Giuseppe Federic aveva anche sbagliato diciamo l'appoggio, la parata su questo tiro, ma non sono riusciti a concretizzare il secondo gol quando siamo a 3 minuti e 37 secondi. Beh, un bel match, per il momento un match molto, molto combattuto, qualche errore in fase, diciamo, difensiva, di disimpegno più che altro. Vediamo adesso Giuseppe. Prova a metterla in mezzo. Attenzione, Mavericci ancora attento e Kuntra rinvia il pallone più lontano che può nella metà campo avversaria con un rischioso pinch di Giuseppe Federic. Poi attenzione, ancora Magico Sonny prova a sfondare, ma Mavericci ancora attento. Aiaiaia. Attenzione in due, attenzione ad andare in due qui perché Questo è adesso Mavericci è pericoloso. solo e infatti 2-0 Mavericci.
un gol, diciamo, facile facile dopo il rimpallo sul muro, basta appoggiarla in porta e fa il 2-0 quando siamo arrivati ai 2 minuti di gioco, ovvero 3 minuti mancano sul tabellone. Eh sì, è bastato un piccolo errore purtroppo per la squadra di Giuseppe e di Magico Sonny. Attenzione anche qua, attenzione, una combinazione, poi attenzione ancora Giuseppe Federi che la passa a Kuntra che prova il tiro dalla sua area ma non riesce. Attenzione però a questo disimpegno di Magico Sonny, quindi Kuntra mette la palla in mezzo, arriva Mavericci più in alto di tutti, 3-0 per i Turbo Sound da Garage, con Magico Sonny che ha fatto rimbalzare questo pallone, se lo aspettava Kuntra, e poi bel volo per Mavericci che fa tripletta. Andiamo al face to face, il terzo di questa partita, con Mavericci che viene contrato da Giuseppe Federic, poi ancora la manovra da parte dei Tussinalota con Giuseppe Federic, che anzi Magico Sonny che viene spedito, poi attenzione ancora qui perché Magico Sonny non riesce ad arrivare sul pallone, non c'erano i due giocatori in maglia blu. Attenzione, questo è un tiro. È un gran rimpallo. Un bel rimpallo, sì. Effettivamente. Gran rimpallo perché Mavericci si è scontrato con Magico Sonny e ha fatto impennare il pallone. Non se l'aspettava Kuntra. Quindi accorciano le distanze i Tussinalota. Vediamo se prenderanno un pochettino più di fiducia. Vanno tutti e quattro sul pallone con Mavericci che viene praticamente mandato da un'altra parte. E Magico Sonny prende il pallone, va sull'altro out di sinistra e poi prova a mettere in mezzo per Giuseppe Federic, che arriva anche lui, ma però stanno aspettando tutti, gli stanno aspettando, quindi attenzione a fare questi colpi con Magico Sonny che va al tiro, 3-2 a 1 minuto e 49 dal termine. Accorciano ancora le distanze i Tussinalota con Magico Sonny che aspettava il tocco di Mavericci. Molto, molto aggressivi in attacco il team Tussinalota e tanta roba. Vediamo un po' come andrà a finire questo match. Vediamo, quinto face to face della serata, anzi sesto perché ce n'era uno sullo 0-0. Attenzione perché ancora la palla va in mezzo, ma Giuseppe Federic questa volta sembra essere in porta. Attenzione a Mavericci che prova addirittura un double touch al volo. Giuseppe Federic viene esploso Kuntra, da Kuntra che un po' in ritardo, uscendo, Kuntra ha rischiato molto qua. Attenzione, ancora palla che danza pericolosamente sulla linea di porta avversaria, ma ancora Mavericci, poi Kuntra cerca di mandare il pallone più avanti possibile, ma ci arriva ancora Magico Sonny che prova un passaggio verso Giuseppe Federic, ancora buona la copertura difensiva di Kuntra, poi Mavericci che tenta di sbolognarsi da davanti, Giuseppe Federic che invece gli ruba il pallone, ancora Magico Sonny prova il tiro ma è troppo defilato, non è riuscito a dare buona direzionalità al suo tiro. Attenzione a Mavericci che se ne va da solo, ma poi Giuseppe Federic riesce a mandare la palla al di là della metà campo e non riesce a metterla in mezzo. Magico Sonny addirittura a pressare su Kuntra che non se l'aspettava, ancora Magico Sonny che errore, fornisce un passaggio a Kuntra, attenzione Kuntra, errore. E c'è un gol, diciamo una finta da parte di Kuntra sull'uscita del portiere, qui Magico Sonny ha regalato il pallone, Giuseppe Federic si aspettava il tocco da parte del giocatore dei Turbo Sound da Garage. 4-2 per la squadra prima citata. Attenzione ancora un rimpallo, palla per Mavericci che la controlla, ma ancora Magico Sonny, poi Kuntra, ancora Giuseppe Federic che non riesce ad arrivare sul pallone. Attenzione perché palla, sono un po' scoperti, palla in mezzo, arriva bravissimo Magico Sonny che fa un gran tiro, Mavericci una parata eccezionale da parte del giocatore con la Octane verde. Attenzione Giuseppe Federic, attenzione perché è solo davanti alla porta, Mavericci ancora salva la situazione, va a prendersi la vittoria probabilmente del primo round. Eccoli qua, i Turbo Sound Garage conducono per il momento questa partita 1-0, una partita che sembrava aver preso la strada dell'equilibrio, invece poi
Maverici e Kuntra sono riusciti anche sfruttando magari qualche errore in difesa da parte dei Tusinalota. Sì. Molto aggressivo il team, come dicevo prima, dei Tusinalota, molto aggressivi in attacco, qualche piccolo errore in disimpegno in fase difensiva, e Turbo Sound e Garage hanno approfittato di queste imprecisioni per segnare, con Maverici che si è trovato al posto giusto, al momento giusto per ribadire in rete. E intanto aspettiamo che Maverici e Giuseppe Federic premano pronto per andare al secondo round. Ricordiamo che ci sono 5 round da giocare, ovviamente non sono partite al meglio di, ma si giocheranno tutti e 5 i round per stabilire anche poi la classifica finale. Vediamo che infatti Maverici ha giocato un grandissimo primo game, totalizzando 740 punti, che non è male, non è male. Si parte con la seconda gara. Attenzione, quindi vedremo come risponderanno i due giocatori in maglia arancione. Si parte, sono tutti all'interno, attenzione, pronti e via al secondo round, con ancora tutti e 4 che vanno sul pallone. Maverici non riesce, dopo il pallone che si è impennato a centrocampo, non riesce a dare direzionalità e forza al suo tiro, infatti finisce facile preda della difesa Orange. Poi attenzione, Magico Sogni e Giuseppe Federic che qui dovrebbero iniziare un pochettino a comunicare un po' meglio, perché su queste uscite potrebbero esserci delle spiacevoli sorprese. Ancora Giuseppe Federic che non fa colpire Maverici, poi Kuntra ancora, attenzione Magico Sogni a un liscio, arriva Kuntra, viene ancora toccato da Magico Sogni, stanno giocando veramente molto molto pesante i due in maglia arancione. Ancora Giuseppe Federic, un bump da parte di Kuntra che viene bumpato a sua volta da Magico Sonny e fa un gol, perché Kuntra stava andando a infastidire Giuseppe Federic, ma poi ha colpito il pallone e è stato un assist, diciamo, al bacio per Magico Sonny, che è andato a colpire indisturbato con la porta completamente sguarnita. 1-0 a 4:14 dal termine. Attenzione, perché potrebbe esserci 2-0. 2-0 subito, 4-0-9, 2-0 per i Tusinalota, che partono a sprombattuto nel secondo round. E quindi attenzione, perché potrebbe essere veramente una partita molto molto equilibrata. Vedremo quale sarà la reazione dei Turbo Sound da Garage. Ancora in 4 ad andare su questa palla, poi Giuseppe Federic fa un'alzata stile pallavolistica, poi Maverici un colpo verso Kuntra, era un passaggio per il suo compagno di squadra. Attenzione, Maverici deve arrivare su questo pallone, non ci arriva Giuseppe Federic, non riesce, forse ingannato anche dal liscio di Maverici, non riesce a tirare verso la porta. Attenzione a Kuntra, perché fa un errore, errore di chiamata da parte di Tusinalota. Partono in contropiede i Turbo Sound da Garage, arriva Maverici e infatti 2-1, errore di chiamata, perché Giuseppe Federic era sicuramente posizionato meglio di Magico Sonny, che gli ha levato il pallone. E qua Maverici brutale, che colpisce il povero Kuntra senza nozze, ribadisce in rete la palla. Si riparte quindi, 3 minuti e 40 al termine, il punteggio è su 2-1 del secondo round. Ricordiamo, per chi si fosse collegato solo in questo momento, il parziale è di 1-0 per Turbo Sound da Garage. Una gran parata anche con l'aiuto del palo da parte di Magico Sonny, che è partito veramente forte segnando subito una doppietta in pochi secondi. Attenzione a Magico Sonny dopo un liscio di Maverici, attenzione ancora a palla che arriva e spiove nella tre quarti avversaria, poi anche ancora Magico Sonny ad alimentare l'azione offensiva, ma Maverici riesce a allontanare il pallone il più possibile, quindi Giuseppe Federic non riesce a fare questo piccolo controllo. E allora Maverici, palla indietro per Kuntra, che è rischiosissima questa palla, in un assist. Molto rischiosa. Sì. Attenzione, Giuseppe Federic esce bene qua su Maverici, poi Kuntra arriva da dietro e riesce a prendere il pallone. Attenzione, perché in mezzo non c'è nessuno, ci arriva Giuseppe Federic che tocca il pallone verso Kuntra, palo per Kuntra. Attenzione, si sono ostacolati sulla linea di porta i due giocatori dei Tusinalota, arriva Maverici da dietro che riesce a pareggiare la partita.
Sì, diciamo, è stato molto preciso nel tiro perché non era semplice da quella posizione con due vetture davanti che ostruivano lo specchio della porta. Comunque, 2-2, pareggio, sarà interessante. Attenzione a questo tiro. Attenzione, Maverick ci sono, non riesce a darci Giuseppe Federic. No. Ingannato di nuovo dalla finta di Maverick. Era andato sul possibile colpo del giocatore in maglia blu, Giuseppe Federic, che poi C'era quasi riesce a toccare il riuscito, eh? pallone. Eh sì, C'era quasi riesce a toccare il riuscito. pallone, ma se lo porta con sé in porta. Quindi 3-2, ribaltata completamente la situazione da parte dei Turbo Sound Garage, che stanno, diciamo, anche dominando, o meglio, sono in vantaggio anche nel parziale dei round 1-0 contro i Tucina Lota. Attenzione, perché qui poteva Attenzione, essere una buona pericolosissimo. azione. Attenzione a Magico Sonny, che riesce a destreggiarsi molto bene. Poi Kuntra la stoppa lì. Arriva Maverici, ma ancora Magico Sonny, Confusione. ancora Kuntra. Attenzione Magico Sonny, arriva, parte il tiro e non riesce ad angolarlo bene per tentare di essere molto molto insidioso. Kuntra, una grandissima Attenzione al parata per il... contropiede. Attenzione, perché adesso sono tutti E lì e tre invece, pari, un gran gol di Magico mamma mia, Sonny qua, con molto la molto palla. aggressivi, Eh sì. veramente un'intensità in attacco altissima. E Kuntra non è riuscito a togliere questa palla. E 3-3. Assolutamente, quindi tre pari a 1 minuto e 55 dal termine. Attenzione con Giuseppe Federic, che va al face to face, lascia il pallone a Magico Sonny con Kuntra, che Palo. forse si era addormentato nella sua area. Palo per Magico Sonny. Nel computo totale dei pali siamo in perfetta parità, come nel computo dei gol. Tre pari a 1 minuto e 39 dal termine con Magico Sonny, che riesce a ostacolare un Kuntra che era arrivato veramente a sprombattuta. Attenzione Maverici, pallone in mezzo, non c'è nessuno fortunatamente per i Tucina Lota. Un pallone che spiove verso il cerchio di centrocampo. Giuseppe Federic va sul pallone, attenzione, vediamo se riusciranno a tentare un qualcosa. Magico Sonny va a vuoto, Kuntra va a vuoto, Maverici fortunatamente no, quindi riescono a mandare il pallone al di là della metà campo con Maverici. Grandissima uscita di Giuseppe Federic, quasi a pugni alti, per dirla in parole e in gergo calcistico. Qua un passaggio in mezzo sembra una partita di ping pong in questo E momento da parte dei attenzione a queste Tucina Lota. palle però, eh. Attenzione a Maverici, che non riesce a darci Magico Sonny, che stava ripiovendo sul pallone, poteva essere un tap-in vincente per lui. Attenzione Magico Sonny, riesce a mandare a vuoto Pericolosissimo Kuntra, ma questo Maverici rinvio. arriva da dietro. È stato un passaggio all'indietro di Magico Sonny, che ha mandato a vuoto Kuntra, poi però è andato a vuoto anche Giuseppe Federic, e Maverici ne ha approfittato per andare sul 4-3. Eh sì, purtroppo è sempre il solito problema e disimpegno la fase difensiva per il team Tucina Lota. Tanto salutiamo il buon Ezio 1973. Attenzione, Giuseppe Federic non ci arriva. Magico No! Sonny va alla palla, sbatte sul palo. Lemme, lemme, nessuno poteva andarci. Maverici controlla il pallone, prova ad andare in contropiede con Magico Sonny, che ha tolto la palla di nuovo. Giuseppe Federic, poi Maverici ancora. Ma Giuseppe Federic, attento su questa traiettoria, non riesce a dare il colpo finale per mandarla vicino alla porta avversaria. Un Bel grandissimo numero. trick da parte di Magico Sonny, che però trova un Maverici molto attento. Attenzione a questi palloni che abbiamo visto già nella prima partita andare molto a sfavore della squadra in blu. E Maverici fa un gol allo scadere, 5-3, un grandissimo gol di Maverici dalla tre quarti offensiva dei blu. Sì, Mavricci sulle palle alte ha dimostrato di avere, insomma, una discreta manualità, ecco, abilità, a differenza forse dei ragazzi della Tucina Lota. Però un bel match, Andrea, un bel match combattuto. I Turbo Sound e Garage sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale di 2 gol, e i buon Mavericci, 5 gol, 888 di punteggio, si dimostra ancora una volta il top player dei Turbo Sound e Garage. Kuntra un po' più difensivo con i suoi 3 assist comunque. Assolutamente, io credo che lo stile di gioco della squadra arancione, ovvero del Tucina Lota, sembra molto zemaniano, ovvero Sì, tutti giusto. all'attacco, e se riescono a fare un gol in più dell'avversario, probabilmente vincono. Quindi Molto pressing nella fase assolutamente. offensiva.
Assolutamente, però purtroppo tante volte ci sono stati anche degli errori di chiamata da parte dei due giocatori proprio in maglia arancione e la situazione diciamo che è un pochettino degenerata soprattutto sul 2-0 quando stavano Sì. praticamente amministrando la partita. C'è stato il possibile 3-0 di Giuseppe Federic, ma poi è arrivato da dietro a rubare il pallone il buon Magico Sonny, che forse non aveva visto il suo compagno, forse se la sono chiamata male. Benissimo, il terzo match. Vediamo come inizierà questa partita. Giuseppe Federic ancora al face to face contro Kundra, riesce a portare la palla verso l'area avversaria, poi Giuseppe Federic ancora fa spiovere questo pallone vicino alla porta dei blu. Attenzione Magico Sonny con Mavericci che fa un piccolo errore Questa e volta è va stato su. Mavericci, ad essere poco Sì. preciso nel disimpegno. Forse non si aspettava di toccarla, invece l'ha toccata quel tanto che basta per fare un piccolo assist a Giuseppe Federic. Quindi pallone che va in porta sull'1-0 quando siamo a 4 minuti e 46 secondi. Mavericci qua sulla palla alta, arriva ancora lui, prende anche il boost. Attenzione in due qui perché Kuntra fortunatamente era ancora nella sua area. Troppo dietro, Kuntra. Qua è Assolutamente. rischiato. Assolutamente poteva sicuramente è un loro oh attenzione contro qua errore e qua un No! altro errore di chiamata questa Attenzione volta perché parte questo tiro invertita attenzione a potrebbe entrare. Mavericci palo con Giuseppe Federic che l'ha toccata non è riuscito neanche a deviarla forse il pallone sarebbe comunque terminato sul legno di sinistra della porta però come dicevo prima c'è stato un errore di Mamma mia. chiamata da parte a parti inverse questa volta con un Giuseppe Federic che non ha lasciato il pallone a Magico Sonny, sicuramente molto meglio piazzato di lui. Attenzione, un grandissimo assist qui, forse non se l'aspettava Magico Sonny perché la palla è arrivata molto molto velocemente dall'altra parte del gioco avversario. Attenzione a Mavericci, che errore ancora e 2-0 di Giuseppe Federic che fa doppietta. Un Mavericci che è croce delizia di questo Turbo Sound a Garagi. Qua fa un piccolo Eh sì. errorino. Giuseppe Federic ha la porta completamente sguarnita. E si ripresenta la stessa situazione del match precedente. Vediamo adesso come si comporterà il team Tosina Lota. Assolutamente, ancora Magico Sonny contro Kuntra. La palla rimane lì. Mavericci la mette in avanti con Giuseppe Federic che è rimasto questa volta in porta. Riesce a cercare di allontanare il più possibile questo pallone dalla loro area. Buono il gioco aereo di Magico Sonny. Pallone molto molto alto. Arriva su di tutti Mavericci. Questa volta Giuseppe è rimasto dietro, molto diciamo intelligentemente, evitando così di andare in due sulla Oh, stessa palla. bravo Giuseppe Federic qua perché c'era Mavericci che stava puntando la porta avversaria. Attenzione ancora Mavericci che riesce a impedire il tiro a Giuseppe Federic. Poi Magico Sonny fa un gran tiro. Attenzione Mavericci, questa volta la parata del Sì, portiere provvidenziale. in quel momento del portiere dei Turbo Sound Garage. Kuntra cerca di far tirare verso la porta avversaria, ma Attenzione, errori niente. Maverici, Errore di pericoloso. Mavericci, però bravo Kuntra qui, attenzione, ancora Mavericci che riesce a ribadire e rendere inoffensivo un altro cross che aveva effettuato Magico Sonny, Un ancora pressing ancora Giuseppe asfissiante. Federic su un'iniziativa di Kuntra e poi vediamo Mavericci prova con un trick a saltare i due giocatori avversari, bravissimo Magico Sonny a capire e a alzarsi in volo. Ancora Magico Sonny che tentava un piccolo tocco per provare a fare il terzo gol quando siamo a 2 minuti dal termine del terzo round. Il computo totale per questo momento del parziale dei round vinti è 2-0 per i Turbo Sound Garage. Se vincessero questo round, se facessero un'altra rimonta, avrebbero la vittoria in pugno, anche perché saremmo al terzo round di 5 previsti, quindi al massimo i Tosina Lota potrebbero fare un 3-2. Attenzione qui, errore, infatti Qui Mavericci ne una approfitta. palla vagante è sua. Palla 2-1, alta. quindi E tutto in equilibrio, tranne il sì, risultato.
Manca 1 minuto e 30, ancora tutto aperto. Vediamo un po' chi segnerà il prossimo gol. Vediamo quindi, parte Giuseppe Federic contro Mavericci, questa volta la palla arriva a Kuntra, bravissimo Magico Sonny che tenta di mettere in mezzo questo pallone, vediamo se Giuseppe Federic riesce a fare un tiro, attenzione Mavericci non è riuscito a dare il colpo di grazia, il buon Magico Sonny un po' ostacolato anche dalla traiettoria del pallone, attenzione il tiro di Magico Sonny e Kuntra che si rifugia in un palo. Ancora Magico Sonny che tenta di mettere il pallone in mezzo. Arriva Giuseppe Federic, un altro Ora palo con la contra. parata di Kuntra. Tutte e due sul pallone qui. Attenzione adesso però, Di eh. Tussina Lota. Parte il contropiede guidato da Mavericci come al solito. Vediamo se si lancia in un volo. Questa volta Contra. forse. Attenzione Kuntra, arriva il gol di Kuntra 2-2. Il Un piazzato di grandissimo Contra. pallonetto. Un grandissimo pallonetto di Kuntra. Qua Mavericci aveva peccato un pochettino in anticipo di forse qualche centimetro Sì. perché il pallone è arrivato sul palo, nessuno era andato diciamo sul eventuale tiro di Mavericci, quindi si aspettava un pochettino di più, poteva essere già il suo il gol, poi è arrivato il gol di Kuntra sul successivo Attenzione a rimpallo, questa palla attenzione a Kuntra! pericolosissima. Che fa un errore, ma fortunatamente Mavericci è attento, quindi siamo a 30 secondi dal termine, 2-2. Arriva il tiro di Magico Sonny, un Un gran tiro, bel attenzione tiro. Giuseppe Federic, gol 3-2, 27 secondi dal termine, un grandissimo gol, questa volta azione corale, molto bravi i due giocatori del Tussina Lota. Riesce a svettare Magico Sonny e scusate, Giuseppe Federic. Quindi 3-2 a 26 secondi dal termine, vediamo se riusciranno almeno a prendere un po' di respiro i due giocatori in arancione, vediamo ancora Magico Sonny mettere questo pallone via, poi arriva Mavericci ma mancano 16 secondi, attenzione, prova il tiro Magico Sonny, arriva ancora Mavericci, Giuseppe Federic in retromarcia, attenzione, 6 secondi per un probabile oppure per cercare di andare agli extra time, la palla finisce. Per terra, quindi 3-2 per i Tussina Lota che vanno sul 2-1. Bel match davvero. Questa volta, a differenza del match precedente, il team Tussina Lota è riuscito, diciamo, a gestire comunque il vantaggio, anche se ha preso comunque quei gol. Diciamo, il secondo è stato un bellissimo gol di Kuntra e lì poteva fare poco in porta, era un tiro abbastanza difficile da parare. Bellissimo match, a differenza del precedente, Kuntra qua, secondo me, ha dato qualcosa in più, a parte il gol, anche in fase diciamo, nel suo contribuire all'azione, è stato sicuramente più bravo del match precedente, ancora di più, e Mavericci forse ha peccato un po' invece in alcune circostanze, come dicevi te. E anche vedete il totale dei tiri, ovvero 8 per i Tussina Lota, invece 3 per i Turbo Sound a Garage. Questo fa capire quanto siano stati precisi in zona realizzativa e invece quanto c'è ancora da lavorare per i Tussina Lota che se mettono a posto qualcosina potrebbero essere molto molto Sì. Sì, tosti da incontrare. perché in attacco hanno molta intensità, riescono comunque a contendere le palle agli avversari. Peccato sì per qualche errorino, però questa partita che abbiamo appena finito di vedere ha dimostrato che con un po' di attenzione possono fare molto bene. Grandissimo Mavericci che riesce a fare questo mezzo lob, ma qui Kuntra era rimasto un pochettino attardato come sempre in zona difensiva perché poteva arrivare a ribadire questo lob creato da Mavericci con un contrasto con un giocatore avversario. Adesso il pallone rimane comunque nella metà campo dei Tussina Lota, viene spedito nell'angolo di destra, arriva in questo momento Giuseppe Federic, la mette in mezzo, vediamo, Mavericci riesce ad anticipare con un tocchetto di Tettuccio, il giocatore dei Tussina Lota, Pericolosissimo attenzione, questa palla. pericolosissimi questi passaggi all'indietro, Giuseppe Federic qua riesce a diciamo tenere a bada il tiro che non era
sicuramente irresistibile di Maverici, era arrivato un tocco veramente veramente molto lento. Attenzione, vediamo questa volta ancora. Magico Sonny non va a pressare Kuntra, fortunatamente rischio. La palla è rimasta un pochettino bassa e quindi Kuntra è riuscito a controllare il pallone. Ancora qua Magico Sonny, poi Giuseppe Federic sbaglia errore. Il tocco. Attenzione, vediamo in questo momento Kuntra parte in contropiede, viene poi aspetta magari un tocco, eccolo qua, dei Tussina Lota, ancora sullo 0-0 quando siamo a 3 minuti 18, pallone che va in mezzo molto violentemente, quindi sbatterà contro, incredibile, l'angolo basso della giuntura tra virgolette tra il muro e il campo. Poteva essere un buon assist per i due Turbo Sound Garage, ma non l'hanno sfruttato. Maverici, attenzione, lo ribadisce, no. Autogol, errore di Giuseppe Federic, che qua è arrivato, forse non si immaginava di essere così al centro, e quindi autogol per Giuseppe Federic. Di parte quindi 2 minuti e 55 al termine, 1-0 per i Turbo Sound Garage, che potrebbero così avere i primi punti, la prima vittoria di questo torneo. Attenzione, Magico Sonny, una dormita generale della difesa in blu, anche una grande azione da parte di Magico Sonny con Kuntra che ha provato a infastidire con un colpo, ma non ce l'ha fatta in estremis a togliere il gol. Va Kuntra contro Magico Sonny. Magico Sonny riesce a mandare il pallone dall'altra parte. Arriva Maverici, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Allora Magico Sonny la rimanda avanti, ma ancora Maverici manda questo pallone. Purtroppo l'effetto non l'ha aiutato. Kuntra ancora attardato in difesa. Qua un errore forse di Magico Sonny, che si aspettava un tocco verso il muro da parte di Kuntra. Attenzione, un gran gol qua di Maverici. Era non ben piazzato Magico Sonny. È un bel guizzo Maverici, che ha anticipato entrambi essenzialmente. Magico Sonny non è riuscito poi a togliere la palla. 2-1 quando mancano 2 minuti e 22 secondi al termine, con la palla che dal face to face arriva nella metà campo arancione con Magico Sonny, che viene contrastato da Maverici, che lo aspettava al varco, non è riuscito a fare meglio di così. Attenzione a Magico Sonny con Kuntra che riesce a contrastarlo, poi Giuseppe Federic traversa, non ci credo, Magico Sonny non ci arriva neanche Maverici, Giuseppe Federic non ci arriva neanche lui. Aiuto. Una serie di lisci incredibili in questa azione con Kuntra che Kuntra alla fine riesce va. A mettere e viene sparato, c'è stata una serie di lisci parecchio parecchio preoccupante da parte di tutti e quattro i giocatori. Sì, un po' di caos, poi Kuntra non è riuscito a controllare la palla e ripartire. Bella mossa, gran trick, ma Maverici arriva, riesce a essere molto attento su questo pallone. Giuseppe Federic non ci arriva, Magico Sonny sì invece, ci mette una che pezza. Viene poi esploso da Maverici. Arriva Giuseppe Federic contro Kuntra riesce a contrastare bene il giocatore in arancione. Attenzione, la palla in mezzo, non ci arriva Maverici, incredibile, a porta vuota, non riesce a fare il gol della parità il giocatore dei Tussina Lota. Ancora attenzione, non questo è pericolosissimo. Attenzione, 2 contro 1. Fortunatamente il pallone va sull'out di destra. Ancora il giocatore Magico Sonny, che riesce a fare veramente dei bei trick contro gli avversari. Attenzione Giuseppe Federic, qua molto molto attento. Poi Magico Sonny, la palla parte in velocità con Kuntra che prova un piazzato. Attenzione, di nuovo parata in due su questa palla. Fortunatamente c'è stata la parata di Magico Sonny. Però attenzione, perché il disimpegno non è altrettanto buono. E Maverici un gran lob, vediamo. Magico Sonny non ci credo, non ci arriva Magico Sonny. 3-1 e questo potrebbe voler dire la vittoria dei Turbo Sound Garage. Qua c'è stato un errore, poteva essere ancora una partita da ribaltare. Adesso diventa molto difficile recuperare questi due gol. Maverici ancora sul palo, double touch al volo per Maverici.
Poi arriva Giuseppe Federic, poi Magico Sonni il tiro verso la porta avversaria, non riesce a centrare lo specchio della porta. 4 secondi al termine e Quindi tre punti. sancisce Tre punti i per primi ora. 3 punti per il Turbo Sound a Garagi, perché anche se dovessero far gol in questo momento scadrebbe il tempo. E quindi ultimo round adesso No. per Sì. appunto decidere l'ultimo punto. Quindi al momento sono tre punti per i Turbo Sound a Garage, un punto per il team Tussina Lota. Ricordiamo chiaramente che ogni punto preso appunto viene sommato la classifica, quindi ogni round è fondamentale. Oh, Però Magico Sonni abbandona il gioco. qua non so se aspettate un attimo che contattiamo subito. Abbandona il gioco Magico Sonni. Non vorrei sia crashato. Forse non ha capito che non è al meglio delle Non cifre. vorrei, non vorrei. Allora, lo rinvitiamo. Però nel gruppo c'è ancora, giusto? Sì. È ancora nel gruppo, sì. Sì, appunto, dicevamo prima, sono 5 round da giocare, chiaramente ogni round dà un punto, quindi è fondamentale comunque giocare tutti i round. Ora cercheremo di capire se... Se manca uno di noi due va a sostituire il Magico Ah, non lo Sonni. sapevo questo. Uno di Sì. noi due, facciamo a gara. Aspettiamo, Comunque, aspettiamo. aspettiamo il buon Magico Sonni per giocare quest'ultimo round. E io direi che in questo momento parte la partita, però, ragazzi, quindi sarà un disastro. Ora vediamo un attimo. È uscito per sbaglio, ci scrive il buon Ok, Giuseppe allora Federic. lo possiamo rigiocare, non è un problema. Tanto lei sta guardando in questo momento il campo o no? Io in questo momento no, sto guardando, ma credo che Ah! torneremo al Capito. menu e aspetteremo poi di ricreare. O no, io non vedevo nessuno in campo, quindi... E invece c'ero io, signore e signori, sono in campo che aspetto. Ok, arrivo anch'io, ho fatto gol, molto bene. Molto bene, quindi aspettiamo qualche secondino per fare l'ultimo round di questa partita che ha visto la vittoria dei Turbo Sound da Garagi, ma poi c'è ovviamente, come ha detto Marco, ogni round vinto sono un punto, quindi da segnare sulla classifica, quindi potrebbe fare la differenza tra un primo e un secondo posto, oppure tra un terzo e un quarto. Comunque è molto importante giocarli tutti, anche se si sa di aver perso. Posso tornare a creare stanza? Io direi che il buon Mavericci può creare la stanza anche tranquillamente, perché Sì. innanzitutto può fare anche una stanza semplice, perché basta un round. Sì, tranquillamente, ma tanto è uguale, è indifferente, tanto basta. Credo che le impostazioni siano rimaste, quindi non credo debba ricrearle tutte da capo, quindi vedo qua in Lo stanza. speriamo, ma intanto, signori, dato che siamo su Formula Italian Team, manca 1 giorno e 9 ore e 31 minuti e 15 secondi al nuovo Formula 1 22. Vedremo cosa succederà su questo titolo, lo stiamo aspettando da parecchio tempo ormai. Ci sarà sicuramente la live in serata, Sì, ci credo che saranno dato che... novità nei prossimi giorni perché ora credo mercoledì sera avrò organizzato un evento, questa è una piccola anticipazione, un evento sul gioco nuovo. Lunedì sera ricordiamo la gara della Summer League in Bahrain su Formula 1 21 2021.
Martedì sera c'è l'appuntamento, l'ultimo appuntamento del campionato CGC di Gran Turismo e intanto è partita la partita, quindi ti lascio la parola. Oddio, io ero qua a vedere Formula 1 22, aspettatevi, eccomi qua, signori, 4 minuti e 54 con Magico Sonny che va sulla fascia sinistra, prova ad andare in mezzo, arriva Mavericci, molto molto deciso su questo pallone, prova un tocco dal muro, non riesce a dar seguito, arriva Giuseppe Federi che lancio lungo verso la porta avversaria, ma Errore. non è riuscito a diciamo centrare lo specchio della porta. Poi errore di Magico Sonny che ha cambiato macchina. Credo di sì, non è la stessa di Sì, prima, è cambiato è la sicuramente Dominator qualcosa, sì. questa. Non Sì. solo la skin, ma anche proprio la vettura, mi sembra. Prima era una Masamune, invece adesso è una Un Dominator, bel se non mi sbaglio sul chi si chiama. colpo, Questa però attenzione! non riesce, No. Giuseppe. C'era credo Kuntra, comunque sulla linea di tiro, quindi oh, Questo è gran un gran tiro di tiro, Mavericci, peccato. è fuori, quindi Giuseppe Federica aspetta il rimbalzo, questo non avrebbe dovuto Questo era un bel farlo. passaggio, ma È Kunta è molto uscito male, è indietro. uscito male, attenzione Kuntra, palla sulla traversa, prova Mavericci, ancora Kuntra, ma Giuseppe Federica riesce anche a scavalcare con questo tocchetto Kuntra. Mavericci prova, errore ancora di Difficoltà. Giuseppe Difficoltà nei Federic. disimpegni veramente gravi per il team di Sinalota. Attenzione, quindi ancora Kuntra contro Giuseppe Federic, la palla finisce sul muro della porta avversaria. Giuseppe Federic e Magico Sonny qua non se la chiamano, Mavericci prova il tiro ma non riesce ad angolare troppo defilato per tentare un tiro che poteva impensierire il oh, ancora Magico Sonny, Aiaiaia, errore in questo è un grave disimpegno, Kuntra errore. prova il tiro, una giravolta, un testa Questo. coda, un gran tiro di Magico Sonny, arriva Mavericci che era attento, attenzione, errore di nuovo di Magico Sonny, Giuseppe Federic era rimasto in porta, vediamo Mavericci, ancora palla in mezzo, non c'è Kuntra che era rimasto ancora una volta troppo indietro. Palla in mezzo, occhio perché la palla rimane lì, arriva Giuseppe Federic, in Ah, due sono arrivati, errore. contropiede, attenzione Mavericci, si allunga forse un po' troppo il pallone. Parte il tiro Questo è un troppo angolato. errore non da Mavericci, ecco, non ce l'aspettavamo, un errore così. Oh, ancora un po' di caos nell'area blu. Kuntra che viene ingannato forse dal rimbalzo, arriva Magico Sonny, palo, non si chiamano di nuovo il No, pallone, Giuseppe Federic pericolosissimo. e Magico Sonny in due su quella È palla, passaggio attenzione al questo. contropiede, un gran passaggio da parte di Kuntra, Ancora. Ma vanno di nuovo in due. Giuseppe Federic sul muro. Rimbalza, attenzione, ha attenzione. provato ad anticipare Kuntra, che è uscito molto bene. Arriva Mavericci su questa Mavericci. palla alta. Ancora Mavericci, Ancora, attenzione Mavericci, attenzione. non c'è Magico Sonny in porta. Arriva Giuseppe Federic, ma Kuntra era rimasto ancora troppo, troppo, troppo dietro. Ancora 0-0. Oh, Mavericci, un gran tiro, ma Attenzione, niente da Kuntra. fare. Kuntra ancora, il tiro di Kuntra, arriva Magico Sonny, questa volta attento sulla parata. Giuseppe Federic, errore qua di Giuseppe Federic, ancora Mavericci, prova il tiro, Errore. palo interno, arriva Kuntra, No! incrocio dei Attenzione al pali. contropiede. Contropiede Magico Sonny, tiro, palla a lato. Attenzione Giuseppe Federic, palla che prova un Aiaiaia, passaggio, ma questo non se lo immaginava il buon Magico Sonny, non se lo aspettava il è un tiro, e bel arriva tiro un però. gran tiro, traversa, è il festival del legno questo round, attenzione, Mavericci va verso la Bell'azione. porta, grandissima la parata di Giuseppe Federic, palla ancora per Mavericci, prova il tiro. Viene esploso da parte di Giuseppe Federic, poi un gran disimpegno da parte di Attenzione, Magico Kuntra. Sonny. Kuntra Un il po' in tiro, viene ritardo. deviato, attenzione! Ancora Magico Sonny il tiro, il rimbalzo, Magico Oh, Sonny sbaglia, che errore. scusate, Mavericci sbaglia Troppi il errori gol. qua. 19 secondi al termine, 0-0 ancora la partita, attenzione a Mavericci.
che si alza in volo, tiro, niente da fare, Magico Sonny, ancora lui, arriva Mavericci, pallone che si alza in cielo, parte il tiro, niente da fare per Magico, per Mavericci, che sbaglia anche questo gol. Prova Magico Sonny, tanti errori, vediamo adesso, tempi supplementari. Tempi supplementari, quindi è un sostanzialmente un golden goal. Diamo Magico Sonny, arriva la palla ancora Mavericci, poi Kuntra non ci arriva, ci arrivano in due di nuovo, attenzione al contropiede, Mavericci aspetta solo queste cose qui, palla che rimbalza sul tetto, un Giuseppe Federic che era andato a impensierire Mavericci usando anche le maniere forti. Magico Sonny, grandissimo liscio da parte di Kuntra, poi arriva Mavericci che sbaglia questo tiro, vediamo Giuseppe Federic fa rimbalzare il pallone, ancora Mavericci. E attenzione al colpo, parte adesso Magico Sonny, Mavericci ancora para, ma si sono scontrati Mavericci e Kuntra, vediamo Giuseppe Federic, pallone che va in mezzo, attenzione a Kuntra, errore di Kuntra, Mavericci, mamma mia, ancora in mezzo, rischiava l'autogol Mavericci, qui è stato molto bravo, bravo Magico Sonny qua a recuperare la palla, Magico Sonny ancora, liscio di Kuntra. Magico Sonny qua prova a fare un trick, ma non c'era andato contro Mavericci. E attenzione al contropiede, perché occhio al contropiede, Giuseppe Federic questa volta arriva sul pallone, la palla rimbalza sul muro della porta. E poi ancora Magico Sonny, Kuntra, un po' di caos in questo minutino di extra time. Attenzione Mavericci, traversa per Mavericci. Attenzione al contropiede Sonny, però Kuntra pallone non è ben piazzato. Pallone sull'angolo, attenzione Mavericci, il buon Magico Sonny sbaglia. Mavericci ancora, attenzione, liscio, arriva in Giuseppe due. Federic, attenzione Mavericci, mamma arriva mia, Mavericci. Si è scontrato Kuntra contro contro Giuseppe Federic. Magico Sonny, Magico ancora Sonny, palla attento, che arriva in mezzo, un pinch contro la sua Dominator. Un errore di Giuseppe Federic, attenzione al contropiede con Mavericci contro il Magico Sonny, no, non riesce a ribadire in rete. Ancora Magico Sonny, prova un pinch, la palla si innalza, Magico Sonny qua bravo a contrastare Mavericci. Ancora Kuntra che non riesce a prendere il pallone, Magico Sonny si fa rimbalzare la palla sul tettuccio, poi arriva Mavericci, Giuseppe Federic qui attento, vediamo se arriva Kuntra prima degli altri. Bel tiro di Kuntra, niente, no, da fare. Incrocio di palle, Magico Sonny riesce, attenzione, a scavalcare Kuntra, ma poi Mavericci riprende la posizione, 2 minuti e 28 al termine, 2 minuti e 28 di extra time, perdonatemi. Ancora 0-0 la partita, Giuseppe Federic e poi Kuntra, diciamo che era un assist involontario come questo, invece Mavericci prova il tiro abbastanza lento. Ah, questa palla è pericolosissima. Questa è pericolosissima, sì. Un assist di Magico Sonny a Mavericci. Eccolo qui. Tra l'altro era un pochettino fuori dalla porta. Non si aspettava questo intervento, sì, sicuramente. Un bellissimo match comunque, Andrea. Cioè, da fare complimenti. Bello, bello, sì. C'è da fare complimenti ai ragazzi che hanno giocato dei bellissimi round. Tanto ringraziamo il buon Cocomero TV che dice attenzione, la portano alla vittoria, grazie per il follow. Comunque la partita finisce qui con il parziale che è arrivato a 4-1 per i Turbo Sound Garage, che quindi vanno sostanzialmente in testa al no, perché c'è qualche IKEA che ha vinto 5-0 i E ora andiamo a vedere subito, infatti, perché abbiamo davanti il team C++ che con ha vinto una vittoria di 5-0, poi ci sono i Tappami Levante e i Turbo Sound Garage, i Turbo Sound Garage di 4-1, poi ci sono i Naboleoni che hanno vinto 3-2 e poi via via poi, tutti gli altri, sì, Team Trombetta e poi a pari merito Birarreal con Tusina Lota e ultima posizione per i Turbo Sound a Capannone. Benissimo, quindi questa è stata la prima giornata del campionato. Ricordiamo a tutti i partecipanti, anche a chi vorrà appunto seguire le prossime partite, che la settimana prossima avremo ben due giornate, la seconda e la terza, da disputare, e a questo punto annuncerei anche i prossimi match, visto che ci siamo in fase di chiusura.
Seconda giornata avremo i Turbo Sound a Capannone contro i Tappa Milevante, i Turbo Sound a Garage contro i Birra Real, poi il team Trombetta contro i C++, i Tusina Lota contro i Nabo Leoni. Mentre la terza giornata vedrà sfidarsi i Tusina Lota contro il team Trombetta, i Tappa Milevante contro il team C++, i Nabo Leoni contro i Turbo Sound a Garage, e il team Birra Real contro i Turbo Sound a Capannone. Quindi giornata 2 e 3 che si disputeranno nella prossima settimana, quindi da domani. E al solito, se i team riusciranno ad accordarsi prima di domenica, giocheranno appunto durante la settimana, altrimenti domenica sera ci ritroveremo a commentare eventuali match. Quindi sicuramente avremo 2 giornate, quindi insomma penso che avremo qualche match da mostrarvi, ecco, sicuramente più di uno, ecco. La butto Lo lì. speriamo, lo speriamo. Molto bene, quindi siamo in conclusione. Io vi ricordo, domani ci sarà l'ultimo appuntamento con questo bellissimo gioco Formula 1 2021, quindi mi raccomando, collegatevi, ma credo che ci sarà anche il galà prima dell'ultima Qua gara. ti devo invece dire che purtroppo il gala verrà rimandato perché insomma ci aspettavamo la possibilità, no, di poter provare il gioco nuovo e ci ha buttato un po' tutto all'aria. Allora abbiamo deciso di aspettare, quindi verrà rimandato di qualche settimana. Cercheremo di organizzare meglio la serata. Però domani sera comunque avremo la gara della Summer League, martedì sera la gara di Gran Turismo, l'ultima gara a Spa. E poi mercoledì sera vediamo di organizzare un bel evento su F1 22, perché no? Quindi non ci sarà la live, diciamo, del primo spacchettamento di Formula 1 22. Purtroppo questa notizia del rilascio del gioco alle 8 di mattina ci ha veramente distrutto, perché abbiamo preparato tutta una serata e niente, ci hanno voluto rovinare tutti i piani. E quindi dovremo aspettare qualche giorno. Molto bene, molto bene. Allora, grazie a tutti chi ci ha seguito anche oggi. Quindi, allora, alla prossima settimana con la seconda giornata e la seconda, la terza giornata di Rocket League. Io vi ringrazio, da Andrea Longagnani è tutto. Buona serata e arrivederci. Ciao ragazzi! Ciao, buonanotte.